vero, oggi si inaugura il comitato elettorale, un po' di scaramanzia, si inaugura al numero uno di Piazza Municipio, un po' di numerologia per indicare quello che è l'obiettivo, cioè vincere. Niente più come prima, è il nostro slogan che abbiamo scelto perché nel caso in cui la città di Mugnano scelga in questo modo di poter cambiare tutto, lo faremo a iniziare dalla Piazza Municipio che non è apposta. È apposta Piazza Municipio numero uno perché da questa piazza che noi vogliamo fare rinascere la città in tutto il suo splendore così come lo era negli anni 30 e negli anni 40. Cinque anni di amministrazione Sarnataro, le criticità principali su cui la nuova amministrazione Ruggero vorrà lavorare? L'elenco è lungo, non basterebbe la Treccani per elencare tutti i fallimenti dell'amministrazione Sarnataro. Iniziamo da quello che è la vivibilità e da quello che sarebbe un riassetto generale del territorio partendo da un piano di raccolta differenziata che deve superare il 75% della raccolta differenziata per essere catalogati nei comuni di ciclone, nella rivalutazione del centro storico, nell'affidare il mercato ittico ad una gestione stabile e duratura e non temporanea che non permette agli imprenditori di fare i giusti investimenti, ma soprattutto quello di realizzare nei primi 100 giorni il piano urbano comunale che Mugnano aspetta ormai da 40 anni. Oltre Fratelli d'Italia che appoggerà questa candidatura? La coalizione è in piena formazione, sicuramente ci sarà una lista che avrà il mio nome come Ruggero Sindaco. Abbiamo ricevuto l'appoggio e abbiamo firmato l'accordo con gli amici del Popolo della Famiglia che ci vede impegnati in quella che sarà un programma che verrà al centro dell'attenzione della famiglia e tutto quello che è la difesa dei valori della famiglia. E stiamo lavorando per allargare la coalizione e sicuramente ci saranno nuovi elementi che arricchiranno qualitativamente e quantitativamente questa coalizione nascente. A proposito di coalizione, Gennaro Ruggero è uno di quei politici, pochi politici, che in questi anni è rimasto coerente con le sue scelte, col suo partito. Fratelli d'Italia si presenta come riferimento del centrodestra in Campania, si vota anche in regione, Fratelli d'Italia probabilmente sarà il primo partito del centrodestra e ambisce ad essere il primo partito della Campania. Che sinergia si sta mettendo in campo? Oggi la presenza di tanti vertici lo dimostrano, Fratelli d'Italia punta forte sulla Campania e anche su Mugnano con Gennaro Ruggero. Sarà un premio alla coerenza che sicuramente i cittadini di Mugnano, ma i cittadini di tutta la regione Campania daranno a quel gruppo di uomini che 7 anni fa hanno investito su un progetto e su una casa comune che voleva raffigurare e ospitare tutto il nostro mondo, che è quello della destra. L'obiettivo è quello di essere il primo partito, ma soprattutto quello di vincere le elezioni in Campania, a Mugnano, con Stefano Goldoro, con il sottoscritto, se il Mugnano ce ne darà la possibilità e l'onore. Lo faremo sull'onda dell'entusiasmo e su una qualità che non ci ha sempre contraddistinto, che è quella della coerenza. In 40 anni di attività politica non abbiamo mai cambiato assolutamente posizione, siamo rimasti dove eravamo, in linea e fedeli a quelli che sono i principi che hanno ispirato il nostro impegno politico. Mugnano per la presentazione di Gennaro Ruggero, presentazione come candidato ufficiale del centrodestra sindaco, anche Michele Schiano, Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia che ambisce ad essere il riferimento del centrodestra in Campania, il contatto con i territori, Mugnano con Ruggero, è fondamentale per un lavoro di squadra importante. No, ma Fratelli d'Italia ha fatto una lista per essere sicuramente ed ambire a diventare il primo partito sicuramente a livello del centro-destra in Regione Campania. Io penso di poter dire che possiamo anche essere il primo partito a livello regionale, ma al di là di tutto noi con Gennaro Ruggero e con altri candidati sindaci che metteremo sul territorio di espressione di Fratelli d'Italia e del centrodestra, noi sicuramente andiamo a diventare punto di riferimento territoriale per tutto il popolo campano. A Giuliano invece la situazione non si è risolta, qual è la sua opinione? No, a Giuliano la situazione è risolta, il candidato sindaco è Maisto, con un centrodestra unito e quasi sicuramente ci sarà anche Forza Italia. Allora, i sondaggi ieri danno ancora il guadagno di 1,6 punti dal punto di vista nazionale per Fratelli d'Italia. Si può dire che non si cammina, si corre proprio. Ma Fratelli d'Italia ha messo nel motore il giusto diesel, il giusto carburante, e sicuramente Giorgia Meloni è il nostro carburante e con tutti quanti noi che gli faremo, diciamo, da supporto, io penso che Fratelli d'Italia potrà diventare il primo partito nazionale. Ieri in consiglio regionale una votazione importante, 34 voti favorevoli su 35 su una mozione che era a vantaggio delle associazioni LGBT. L'unico voto contrario è stato quello di Michele Schiano, che ha rivendicato con fierezza la propria posizione e la propria scelta. C'è stata anche un po' di polemica perché c'è stato forse qualche fraintendimento con il Popolo della Famiglia, ma Michele Schiano con Fratelli d'Italia ha votato contro e lo ha ribadito anche sui social. Ma noi senza mezzi termini, il sottoscritto senza mezzi termini ha voluto
ribadire in un modo forte che noi siamo per la famiglia tradizionale e sicuramente non ci faremo piegare a questi finanziamenti spiccioli dato ad associazioni qualunquiste. Caro Ruggero, il candidato del centrodestra di Fratelli d'Italia a Mugnano, Mugnano una delle città della Campania dove si va al voto, insieme alla regione, Fratelli d'Italia scende in campo con tutte le forze. Certo, Fratelli d'Italia ha messo a disposizione anche di questo comune una delle persone migliori. Fratelli d'Italia è la coerenza, è la possibilità degli elettori di ritrovare all'interno della politica persone di cui fidarsi. Noi crediamo che Gennaro sia la persona di cui fidarsi in questa città importante, ma credo che i cittadini di Mugnano abbiano la possibilità di esprimere un voto anche per determinare un nuovo governo regionale e soprattutto, permettetemi di dirlo, per l'interesse che abbiamo di valorizzare tutta la nostra nazione, di cacciare questo governo Conte, che è un governo fatto da forze politiche ipocrite che si sono messe insieme prendendo in giro e rubando agli elettori italiani il loro consenso e che male stanno interpretando il ruolo di cui avremo bisogno in questo momento, è quello di difendere gli interessi nazionali, di valorizzarli, di rilanciare la nostra economia. Questo è quello che non stanno facendo e i cittadini campani hanno oggi l'occasione di dare diversi voti per diverse ragioni, tutte molto importanti. La nostra posizione sul referendum? Noi abbiamo votato già 4 volte in Parlamento per il taglio delle poltrone. Siamo una forza politica coerente, lo abbiamo fatto e siamo stati decisivi per riuscire in questo obiettivo. Il referendum è una cosa davvero inutile, lo dico con chiarezza, se ne sarebbe potuto fare a meno. Siamo l'unica forza politica che non ha sottoscritto la richiesta di svolgimento di questo referendum. Perfino deputati e senatori 5 Stelle hanno sottoscritto la necessità di fare un referendum. Se non ci fosse stato saremmo già al taglio delle poltrone, invece dobbiamo perdere tempo e spendere risorse per svolgerlo questo referendum. Ovviamente rivoteremo un'altra volta sì al taglio delle poltrone e saremo ancora una volta lo specchio della coerenza.